Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Siamo ormai arrivati al giro di boa di questo luglio che fin qui si è rivelato molto caldo e secco, salvo qualche temporale pomeridiano sulle regioni del nord Italia. Vediamo allora quest'oggi quale potrebbe essere la tendenza per il prossimo mese di agosto, guardando cosa propongono le ultime uscite dei modelli stagionali. L'ultimo mese di estate potrebbe vedere condizioni meteo dominate dall'anticiclone africano o più raramente quello azzoriano, ed intervallati solo da temporanei cedimenti con ingresso di correnti più freschi in quota. Tale situazione farebbe in modo che le temperature nel mese di agosto si possano portare al di sopra delle medie stagionali, anche per periodi abbastanza lunghi. Anomalie bariche negative potrebbero invece svilupparsi in corrispondenza delle regioni orientali e nord-orientali europee, come conseguente risposta agli anticicloni sui settori a ovest e di fatto anche sulla nostra penisola. La traiettoria principale degli impulsi freschi instabili dovrebbe quindi interessare soprattutto l'Europa orientale, ma di tanto in tanto qualche pioggia potrebbe arrivare anche sui settori adriatici e meridionali dell'Italia. Ricordiamo comunque che si tratta di una tendenza meteo e dunque vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sugli ultimi sviluppi in vista del mese di agosto, con le prossime uscite dei modelli che potrebbero anche modificare in modo consistente tale proiezione. Un saluto dal Centro Meteo Italiano!